Siamo con Gabriele Tami, enologo dell'azienda La Roncaia, in quel di Nimis, che ora ci racconterà due parole sull'azienda. Sì, siamo qua forse il vigneto più particolare dell'azienda. Siamo a Ramandolo, comune di Nimis, dove insomma è nato il Ramandolo e dove è la sua culla. E questo vigneto è un vigneto di circa 4 ettari, suddiviso sostanzialmente a metà tra Refosco dal peduncolo rosso e Ramandolo, due dei nostri vitigni autoctoni più rappresentativi e più importanti per la nostra azienda e per comunicare questa area del nord dei Colli Orientali, veramente culla degli autoctoni e di questi vigneti che veramente si mescolano al bosco e cercano di arrampicarsi sulle colline per darci un prodotto eccezionale. Qui abbiamo un terroir fatto da un fondo di ponca, un misto di marna e arenaria stratificata a base calcarea che permettono ai nostri vigneti di avere sempre una costante microirrigazione anche nei periodi più siccitosi, ma anche di portare drenaggio nei momenti di grande piovosità come quelli primaverili. E questa continuità, questo equilibrio viene portato tutto all'interno dei grappoli dei nostri vini.